queste poi arrivano proprio nel momento della pausa, no? Poi, tutti stanno lì per... E allora vi dicevo che ecco, scrivere canzoni è curioso, insomma, almeno per me ancora oggi, perché in fondo poi nelle canzoni ci mettiamo le nostre gioie, le nostre speranze, le nostre rivendicazioni, l'avventura e la disavventura del vivere, ma anche le tristezze, le malinconie, i momenti bui, e poi li abbiamo un pochino tutti, non sarà forse per questo che poi ci rispecchiamo in certi testi, in certi passaggi. E la cosa curiosa che accade è che la maggior parte delle persone, quando hanno così un momento buio, un giorno meno fortunato, o un periodo, insomma, così, si rivolgono a qualcuno, cercano di raccontare, no, la loro vicenda, e magari a un amico, a un telefono, a un insieme di altre persone, a una comitiva, persino da un medico, da un analista, da un psicologo, e vi raccontano i loro buchi dell'animo e pagano. Ecco, io faccio la stessa cosa e mi pagano. E la cosa è molto a mio vantaggio, chiaramente, perché e a me alcuna rimane strano, no? Il fatto che uno appunto racconti le proprie cose in pubblico e magari tiri su poi così delle storie che sono autobiografiche, a volte sono anche immaginate, pensate, si mischiano con storie, però tutto parte da una verità anteriore e alla fine si finisce, anche quando si parla di qualcos'altro, si finisce per assomigliare ai personaggi, no? Che uno ha descritto. Un po' come è capitato con questo.